buonasera, Alessandro Piva, per la prima volta a Campobasso per la presentazione del suo ultimo film che è Milionari, un film che sta andando molto bene, almeno nella prima settimana di proiezioni. Questa è la gente che sta venendo a vedere il tuo film, Alessandro, e si parla ancora di criminalità. Questa volta sei stato a Napoli a descrivere una storia molto delicata. Io sono partito per i Milionari da un libro molto affascinante, scritto da un giudice che ha raccolto le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che un po' ha gettato luce su Napoli tra gli anni 80 e 2000. Mi sembrava una buona occasione questa, per una volta, di fare un film che parla sì di malavita, ma non fermandosi alle sparatorie, al sangue, all'azione, diciamo così, ma questa era l'opportunità di andare un po' in profondità e di capire cosa c'è dietro le scelte, qual è il prezzo che si fa quando si sceglie di abbracciare uno stile di vita come quello del criminale. E questo è Milionari per me, un'ottima occasione di riflettere su questi temi. Alessandro, che tappa rappresenta questo film nell'evoluzione artistica, nella tua carriera? A che punto sei? Io con i miei film precedenti, La Capagira, Mio Cognato, Harry, ho sempre abbracciato un arco cronologico molto breve. I miei film precedenti raccontano quasi sempre il sud, il mio film prima di questo, Harry, Roma, ma sempre con una certa lente ironia, sì. Particolare, sì, un registro di commedia nera che racconta sottobosco delle città. A proposito di questo, il fatto di realizzare un film del genere, no? La commedia nera, come stavi dicendo, è un po' anche per alleggerire storie un po' cupe di su, oppure è una tua impronta proprio come regista? Ma a me piace molto il registro della commedia nera, del ridere di cose amare, perché è una cosa che credo sia molto tipica nostra, soprattutto di noi meridionali. Penso alle commedie di Eduardo, no? Tanto per fare un esempio. Questo doppio registro di riflettere amaramente su cose ridicole o di sorridere anche nei momenti più cupi è una cosa che ci contraddistingue. E quindi io un po' la inseguo nel cinema che faccio. E invece però per Milionari la differenza sostanziale è che l'arco narrativo è più ampio e qui abbracciamo più di 20 anni di storia del sud, di Napoli. Questa è un progetto che mi ha affascinato molto e che è decisamente più complesso dal punto di vista della struttura narrativa. Si parla molto del pericolo per un regista di incorrere nell'errore, tra virgolette, di esaltare la figura di un criminale, di quello che poi non è altro che un criminale. Ecco, nei tuoi film invece c'è una certa leggerezza di fondo, o perlomeno un racconto di cronaca alla base anche della storia, no? Una specie di viaggio che ha un inizio e una fine. E per te c'è questo pericolo? Cioè, quando c'è una sceneggiatura, indipendentemente dal fatto che è tratta dal film, come ti comporti generalmente? Ma io sono partito nel fare cinema dall'idea di dare voce, vita, umanità ai personaggi che spesso noi vediamo da lontano, che non conosciamo o che vediamo nei servizi del TG mentre vengono magari mostrati in un cartellone di una retata o messi nelle macchine della polizia, dei carabinieri. L'idea di cercare di capire cosa c'è dentro la testa delle persone che vivono ai margini della nostra società è una cosa che mi ha sempre affascinato, e quindi c'è una sorta di filo di continuità nel raccontare questi personaggi che, diciamoci anche la verità, sono anche più forti per certi versi, perché più teatrali già nel loro essere, soprattutto al sud. Basta stare 10 minuti in un bar e vedere le persone che entrano, capisci subito che ci sono dei caratteri molto forti. Questa è una nostra tipica caratteristica e a me piace cercare di raccontare l'umanità in questa maniera. Stasera, al termine del film, si parla di legalità. Ci sarà un magistrato, Rossana Venditti, e uno scrittore, Paolo De Chiara, Molisano, tra l'altro, che ha scritto di criminalità e soprattutto di testimoni di giustizia. Quanto è importante accompagnare una proiezione con un momento di dibattito per rendere il tutto anche più interessante e ovviamente più utile dal punto di vista sociale? Mi piace molto l'idea di accompagnare un film come questo, che è un film che fa riflettere, che mette in luce
come dire, gli aspetti fondamentali dei problemi delle grandi città del nostro paese, e l'idea di parlarne con uno scrittore che si è occupato di criminalità e di un magistrato che la vive tutti i giorni e che la contrasta, beh, è un'occasione anche per Campobasso, per come dire, far diventare la proiezione di un film un piccolo evento, per crescere tutti, spettatori e noi autori e uomini di pensiero, di cultura, e cercare di, come dire, di trovare delle strade nuove per non fare più solo intrattenimento ma migliorare il nostro paese. Bari, Roma e Napoli, questa è stata un po' la traiettoria fino adesso, no? Soprattutto dei film più importanti. Hai pensato mai di ambientare un film in una provincia? Non so, parlo di Campobasso, che è una città di 50.000 abitanti. Finora sei stato solo in grandi città. Finora io ho girato sempre in grandi città, è vero. Sicuramente la provincia italiana meriterebbe più attenzione. Forse altri si sono già cimentati. Potrebbe essere una possibilità anche per me. Accompagnare un film, scoprire delle città, dei luoghi nuovi, per me è anche un'occasione per prendere spunto e chissà, magari poi per tornare con una cinepresa sulla spalla e raccontare anche una città come Campobasso. Come Campobasso. Senti, l'ultima cosa, tu sei di origine campana, però sei stato a Bari, no? In Puglia per la maggior parte della tua, almeno per la tua adolescenza e per la giovinezza. Però vivi a Roma, ecco, come ti va di salutarci, in quale idioma? Vi posso salutare in vari idiomi, bella raga, oppure purtroppo io il Campobassano non lo conosco bene, però insomma potrei tornare, oppure farmelo dire oggi dal pubblico e salutarvi anche con il vostro dialetto, oppure con un semplice ciao a tutti e viva il cinema.